La conduttrice smentisce le affermazioni di Fabrizio Corona in merito alla forte discussione tra i due avvenuta in diretta. Ilary Blasi ha dichiarato che la lite avvenuta durante una diretta del Grande Fratello VIP con Fabrizio Corona non è stata programmata. La presentatrice si è difesa dall'accusa di aver preso accordi con l'ex re dei paparazzi nell'intento di risollevare gli ascolti del reality. Il gossip si è diffuso in seguito al deposito di una memoria difensiva da parte dei legali di Corona in attesa di ricevere il verdetto dei giudici in merito alla prosecuzione del programma terapeutico cui è stato assegnato. Nella memoria si legge che la partecipazione di Fabrizio Corona al GF VIP è per lui un vero e proprio lavoro, così come la successiva lite con la Blasi, creata ad arte per risollevare gli ascolti. La moglie di Francesco Totti ha smentito tale circostanza nel corso di un'intervista rilasciata a Liberi Tutti, dicendo "non mi presto alle pagliacciate" ribadendo di non essersi messa d'accordo con Corona, altrimenti quest'ultimo avrebbe giocato meglio le sue carte. A detta della presentatrice, se vi fosse stato un accordo, Fabrizio avrebbe evitato di dirle quelle cose spiacevoli. Ilary Blasi e l'origine dell'astio con Corona. Molti si sono chiesti come mai Ilary Blasi ce l'abbia con Fabrizio Corona a tal punto da sbottare in diretta al Grande Fratello VIP. Fin dall'inizio del reality, i due si sono scambiati delle frecciatine sui social, ma il loro disaccordo ha origini ben più profonde e risale a circa 10 anni fa. Nel 2005 Flavia Vento dichiarò di aver vissuto una notte di passione con il capitano Totti. In seguito a ciò, Corona contattò la famiglia dello sportivo che era in procinto di sposare la Blasi, all'epoca incinta del primo figlio, per vendere le foto del presunto tradimento, altrimenti le avrebbe date ai giornali. I familiari di Francesco Totti decisero di pagare la somma chiesta da Corona, pur di evitare che la tranquillità di Ilary venisse turbata. In seguito, Totti scoprì che non c'era alcuna foto compromettente ma solo un dattilo scritto dell'avvento che non aggiungeva nulla di nuovo alla vicenda. A distanza di anni, Ilary Blasi ha dimostrato di non aver digerito l'affronto perpetrato da Fabrizio ai danni della sua famiglia, in un momento particolare come quello della nascita del primogenito e delle imminenti nozze con il suo attuale marito. La somma chiesta da Corona ammontava a 50.000 euro, come si legge nella biografia dell'ex capitano della Roma.